Hey Cuge, ben ritrovati dal vostro AndroLink91 in questo nuovo episodio di Kirby e la nuova stoffa dell'eroe. Oggi in teoria dovrei finire top a sorpresa, quindi diamoci da fare con il prossimo livello che è qui sotto, non qui sopra, è Orchestropoli? Oh yeah! Vediamo un po' che sorpresa ci riserva questo livello. Beh, con un nome del genere è facilmente intuibile cosa andremo a fare. O meglio, cosa ci sarà? Ma posso farlo solo un numero di volte? Ah, si suonano, ma non esce nulla. Va bene. Ok, subito questo tipo di potere. Molto interessante, molto interessante. Ma queste quindi devo farle prendere così, perfetto. Sì, però se comparissero un momentino prima non mi dispiacerebbe. E quindi anche questo solo con uno. Vabbè, anche non li prendo non fa nulla. Come ho detto, non punto a fare proprio a prendere tutte le perline. Ok, questa parte è molto interessante. Molto carina, molto carina. No, dai ragazzi, è fantastico. Troppo divertente, dai. La sopra testa del Waddle-Dee. Che ho sbagliato a chiamarlo l'altra volta. L'ho chiamato Waddle-Doo. In realtà questo è Waddle-Dee. Il Waddle-Doo è quello con l'occhio solo. Perfetto. E troviamo un mini pianoforte. Sembra un giocattolo, ma in realtà è accordato alla perfezione. Ehi, ma cosa mi racconti? Beh sì, in effetti ci sono dei pianoforti molto piccoli. L'ho visti in qualche video di YouTube. Molto carini, ma... con poche note, non mi attiravano molto. Cioè tu li vedi, sì, ok, sono carini, ma all'atto pratico non è che ci puoi fare molto. Ok, questo qui prendiamo la spada. Perché la spada? Oh! Cavoli! Ci stavo per rimettere penne. Pensavo che fosse... tipo... come si dice? Pensavo che fosse tangibile. E infatti non lo è, porca zozzo. Ci stavo per rimettere le penne. Aspetta, calmati. Andiamo qui prima, che mi sembra molto più... ecco, rischioso. E infatti lo è. Però aspetta, qui sopra c'è qualcosa? Ah sì, qui si va avanti. Ma io voglio fare un altro percorso. Scusatemi, ecco. Vorrei fare un altro percorso io, che non è quello. Ok, perfetto. Albero musicale, godilo ed emetterà una musica. Non troppo forte però, o cadranno le foglie. Ah, c'è anche il rischio che si rompa, capito? Ok, voglio prendere questa strada. Oddio. Cos'è? Fighissimo. Ah, aspetta, no, vai qui, bravo. Sopra. Oh, che bello. Questo qui mi piace un sacco, invece. Non so perché, ma è carino. Se riesco a prenderlo, però è carino. Non è brutto. A parte qui, poi tu scendevi, potevi prenderla anche da questa parte, il tesoro. Principe, perché mi dai questo potere? Non mi piace, voglio la spada. La spada è molto più bello. Ok, vediamo un po' che succede qui. Ah, tu mi vuoi far salire a tutti i costi, eh? Ok, aspetta, ho un'idea. Se mi lancio non succede nulla. Allora no. Quindi prendo queste e vanno qui sotto. Mamma mia quante. Perfetto. Qui ci sono altri alberi a forma di note. Aspetta, tu cosa sei? Tu non me la racconti giusta. Ok, niente. Era semplice. Oh mio Dio, stavo per cascare. Ma si casca qui oppure... no. Ah, ma qui eccolo, ora capisco. Eccolo qua, potere. No! Wow, non l'ho perso!
No, cavoli. No. Non c'è più, devo andare sopra, secondo me devo andare per prendere tutto quanto. Cavoli, ma sono bruciata. Ma forse no, però posso comunque prendere. Ah, è tornato, bene, bene. Ok, non posso farci a piedi così, perché? Ah, non ci arrivo. Allora, niente, proprio è così allora. Ah, vabbè, mi sono sbagliato io. Pensavo che fosse più... cioè, fosse più a portata... Ah, aiuto, perché mi spavento così? Mi fate spaventare. No, c'è qualcosa che non mi quadra. Scendi un po' tu. Ecco, infatti c'è qualcosa che non mi riportava. No, ragazzi, sto cercando di prendere tutti quanti i tesori, perché sennò non c'ho molta voglia di rifarli una seconda volta il livello. Se posso prendere tutto quanto al primo tentativo. Da qui, scendi. Bravissimo, Kirby. Tu mi piaci molto, Kirby. Ah, più veloce, vai. Al contrario non si può fare. Aiuto. C'è qualcosa che non mi riporta. Non si sa dov'è. Ma lo rifacciamo subito. Eccolo dov'era, va. Stava proprio qui sopra, dove prima non ero riuscito ad arrivare. È il tema musicale di Orchestropoli, bene. Mi sono molto contento ora. E adesso a sconfiggere i boss Zucchini. Con un nome del genere... Mi immagino il boss. Ah, ok, è una specie di mago? L'incantatore... Zucchini, Udini, certo. Ma che è, uno spettacolo? Oh, Kirby è contento, io non... non ne sarei molto contento, eh. Che devo fare? Ok, non posso colpirlo. Fa l'attacco col cappello? Estrae il coniglio? Ah, no. Wow. Ah, dov'è quello vero? Ok. Oh! Ah! Ehi! Ho capito qual è, ho capito come funziona il cappello. Ora che mi fa il filo? La bacchetta sarà! Perché è fatta di filo. No, no, mi aiuto! Oh, aiuto! Devo scuotere, scuoti. Il booty scooty! E prendilo, Kirby! No, che devo fare? Via, via, via! Ok, ho evitato? Ah, l'ho evitato, bene. Uff! Oh, le carte? Giochiamo a carte? Ti sfido a Yu-Gi-Oh! Sono bravo, eh! Ti informo. Ah, devo colpirlo con le carte, certo. Dai, su. Devo arrivare almeno al... ah, è ancora questa? Va bene, va bene, va bene. Dai. Su, avanti. Ai. Suppongo che sia più difficile stavolta. No, non è più difficile. È uguale, se non peggio. Ok, ho raggiunto, bene. Aiuto. Bene, Zucchini, è finita per te. Mi rifai le carte? Che facciamo? Fammi le carte che è più bello. Ah, l'attacco finale.
La morte? Oh, Torero, andale, andale! Non c'è trucco, non c'è inganno, una bomba? Sì, ma ho perso io, proprio ho perso la vita. Ho perso tutto. Però no, ce l'ho fatta. Bene, è andato Zucchini! Wehey, e anche la toppa ho preso. Bene, così finiamo gli ultimi due livelli. E finiamo anche questa toppa. Grande. Guardalo lì con la toppa. La toppa biscotto. Grande. Quindi ora vediamo un po' che mondo si apre. Un'altra toppa di Toppalandia. Evviva, abbiamo un altro filo magico. Oh yeah. Il filo magico. Quanto entusiasmo per un filo. Bagliore, e si levò alto verso il cielo. Beh, suppongo non hanno altro. No, il mondo acquatico no, ti prego. Poi si insinuò nel tessuto del regno e ricucì due parti di Toppalandia. Mentre esploravano Toppalandia, Kirby e Batuffolo trovarono una torta gigantesca. Kirby cercò di trattenersi, ma non ci riuscì. Si buttò a capofitto sulla torta e cominciò a divorarla. Beh, certo. Vediamo chi mangia più torta. Ma Kirby ce l'ha finita. Disse il principe Batuffolo e si tuffò anch'egli sulla torta. I due mangiarono a più non posso, ma lo fecero nei punti sbagliati. Oh no! Cercarono invano di scendere, ma la torta crollò e loro ci finirono dentro. Qual è il problema? Oh, ho mangiato tanto da scoppiare! Brontolò Batuffolo toccandosi la pancia piena di panna. Proprio allora Kirby riapparve con una ciliegiona in bocca. Gnam! Kirby vinse il duello e il suo premio fu un gran mal di pancia. Sciocco! Ho sbloccato un nuovo livello di fila, fila, che è meglio. Ok, perfetto. Si apre il mondo Toppacquosa. Eh beh, ci vuole la spiaggia, no? Penultimo livello, biscotto. La casa di marzapane. Con le meringhe. O ciuffi di panna, penso che siano più meringhe che ciuffi di panna, eh. Stazione cioccolato? Ah, ci picchia Kirby. Vediamo un po'. Ma quelle non è cioccolato, quelle sono arance. O mandarini al limite. Ok, modalità normale. Vediamo un po' che riusciamo a combinare. Sono molto curioso. E via allora. Oh, che diventiamo? Treno un'altra volta? Ah, ragazzi, non mi piace molto il treno. Dovrebbe essere semplice in realtà fare il treno, eh. E non è che sia... Basta che premi A e stai... Oh. Non ce la fa salire. Ah, ce la fa invece, sì. E che succede, Kirby? È scomparso, certo. No. Allora, fai così Kirby, che ce la fai. Vai anche sotto sopra, è migliore. Dai che sei migliore Kirby, dai che ce la fai. No, aspetta. Dove vai? Qua. Vediamo un po' se ce la fa. Dai che ce la fai Kirby, dai che ce la fai. Perfetto. No. Allora, qua. Ti ci faccio andare io, dai. Girati.
Ciocco sgabello, ragazzi, questo livello sarà delirio. Non riesco a fare a meno di chiedermi con cosa si è imbottito. Beh, cioccolata. Un altro vagone è preso. Perfetto. Che succede? Vabbè, qui ci passa per forza, perché beh, è impossibile non passarci. Ok, vabbè, questo qui non serviva a farlo, però comunque se lo faccio lo stesso. Perfetto, vai sotto sopra. Oh yeah, Kirby. No, no, più su, più su. Ok, grande, grande. Ciocco tappeto. Chissà perché mi viene fame ogni volta che ci cammino sopra, immagino perché. No, 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 qua, 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 qua. Grande Kirby, grande. No, però hai lasciato i tuoi amichetti giù sotto. Non è giusto. Vai, riprendili e poi dopo torniamo qui, Grande, Forse era meglio non aprirlo. Ehi, principe! Grazie, Molto gentile e molto umano lei. Sì, però, Kirby, io ti voglio bene. Io ti voglio bene, però mi devi stare a sentire quando faccio uno. Dove ci porta? Dove ci conduce? Yupi, ahem! Ok. E ora colpiamo anche questo, che farà abbassare tutto quanto qua. No, che fa, non fa abbassare nulla. Allora vai qui, dai. Andiamo qui. Più veloce, Kirby, più veloce, ti prego. Perfetto. Oh, cavoli. Ah, eccolo il boost, Lo aspettavo come si aspetta la Pasqua. Non proprio, ma... Ok, eccolo. Prendiamo questo. Non l'ho preso, il piccoletto, dai. Ma che succede? Perfetto. Ti pare che invece scappa questo, io? Sto scemo? Ok. No, no, dai. Che ci sta di importante? Che devo prenderlo per forza. Non è che ci sta qualcosa di importante. Devo prenderlo e basta. Ok, ci siamo, ci siamo, ci siamo. Ok. Perfetto. Il tracciato, il percorso è tracciato. È tracciato il percorso? Sì! Top Ardente! Questo è il tema musicale di Top Ardente. Va bene? Ok, ragazzi, che fatica. Che fatica, che fatica. Però tutto quanto... E dai! Al primo try, va bene. Un po' come il boss finale di Kirby Star Allies. Al primo try, non è che è tanto difficile. La toppa cioccolata. La toppa cioccolata, ma allora... Non è che l'hanno invertite. Ma qui sopra che è l'ultimo. No, però toppa biscotto, però stazione cioccolato. Devo aver paura? Magione oscura? Nani? Modalità normale, vediamo un po'. Il nome mi fa preoccupare. Debbo? Mi scusasse, tanto per... No, perché mi sei antipatico. Cos'è? Ah, la luce. Ma vai via. Ok. Ok, perfetto. Ottimo. Certo, fino a un certo punto però, perché poi sicuramente si spengono. O forse no. E quelle che rimangono accese.
qui che cosa c'è? È questo che va sempre bene. Oppla. Oh! Una bomba. E null'altro? Null'altro sembra. Perfetto. Ah sì, vanno a tempo, si spengono dopo un po'. Fantasmini ci mancavano. Vediamo un po'. Oh, ehi! Proprio ti nascondevi nell'oscurità, eh. Oh, principe! Mi sa che ho mancato qualcosa, vero? Scendiamo. Proprio il livello acquatico ci doveva essere ora. Vabbè, via, va, è meglio. Prima che mi arrabbio. C'è questo. Qua sopra non c'è nulla. Ma boh, io quasi quasi mandrei una controllatina. Ecco, infatti, guarda un po'. Qualcosa c'è. Pensavi che non lo scoprissi, eh. Ma io non vorrei dire niente, ma mi sa che i pesci mi stanno a inseguire, eh. Ho un'impressione che c'ho io, forse, solamente. Questo ci mancava, che rompeva le scatole, no? Mannaggia a te! Aspetta, aspetta. Mannaggia! Oh! Un altro? Qui? Ok, no, nulla, giusto per fare un po' di... E qua! Perfetto. Quante ne starò a mancare in questo posto? Di tesori. Ma sinceramente mi frega poco. Intanto lo faccio, poi dopo ci ritorno, però... Non è facile per nulla in questo posto. Ah certo, si può anche cascare, giustamente, dice uno. Qui ancora si accendono. Oh, attenzione, qui c'è qualcosa che non mi interessava minimamente a prendere. Io punto ad altro, sinceramente. Ok, sti cosi ci mancavano. Via. Via. Era una trappola. Sono arrivato qui senza nulla. Ti pareva? Proprio zero, eh. Ho scoperto che queste sfere possono essere tenute. Così mi faccio luce. Però se riesco a tenerla. Eccolo là, l'ho visto stavolta, eh. Ok, dove? Ah, ecco la scala. Grande. Pacco sorpresa. Tutti sanno cosa c'è dentro, eppure ci si spaventa ugualmente, vero? Beh, penso di sì. Ecco, forse ho trovato anche l'altro. Non ne sono sicuro, ma... Ok, queste perline che illuminano. La spada? Ah, ok, prendiamo la spada. Eccolo infatti, va. Zucca, molto caratteristico come oggetto decorativo. Magari un po' tetro, questo sì. Oh, attenzione, ora ho visto dov'è. Ok, sì, è qui sicuramente. Infatti. Ho visto proprio che si è illuminato l'angolino. Magione oscura. Questo è il tema musicale della Magione Oscura. Ok. E a posto, abbiamo finito Magione Oscura. Bene, nel prossimo episodio, che penso inizierò a caricare Kirby una volta ogni due giorni perché mi sto stressando molto a giocare sia Yo-Kai Watch che Kirby, penso che inizierò a caricare un video ogni due giorni di Kirby. Quindi fra due giorni, mercoledì,
faremo toppa acquosa. Bene Cugitora, per questo video è tutto. Io come sempre vi ringrazio per averlo seguito. Vi ricordo ovviamente in descrizione il link per Instagram. E se ancora non siete iscritti al canale, iscrivetevi a noi. Ci vediamo come sempre nel prossimo video. Bye bye.